Namaste and vlog, un benvenuto dal vostro Ace Brave, un altro vlog on the road in coda, senza voce. Questo video è molto importante, lo faccio in velocità mentre sto andando a lavoro in coda. E cosa vi posso dire? Intanto è una presa diretta, quindi non starò a tagliarlo, non starò a fare nulla, in modo che avete tutto il mio pensiero subito. E l'altra cosa molto importante è che non sarà monetizzato in alcuna maniera, anzi lo metterò sotto Creative Commons, quindi chiunque di voi voglia ripostare questo video può farlo, ed è proprio il centro di quello che voglio dire. Voglio dire, come vedete dal titolo, che è la rivoluzione dei contenuti, e che questo video nasce dalla reazione che ho a un video che è stato fatto dal il meglio e il peggio della community italiana di YouTube, che è una pagina Facebook che è diventata abbastanza famosa perché ha 13.000 mi piace, che ha fatto questo video. Nello specifico sono Pivot e Cyberdrago, che sono due degli amministratori che hanno fatto questo video di sostanzialmente lamentele di quello che c'è su YouTube adesso, e dobbiamo cambiare YouTube Italia. Questo è il loro messaggio. A quel messaggio lì voglio unirmi io, cercando di dare la mia, cercando di mostrare un po' un'altra azione, insomma, per questa rivoluzione che secondo me bisogna fare. Sostanzialmente, cosa voglio dire? La rivoluzione, e comunque il cambiamento che bisogna fare su YouTube, è attraverso le azioni. Quindi bisogna spostare l'attenzione, bisogna spostare il baricentro di tutto quello che vediamo. Non è più il baricentro dei soldi, non è più il baricentro della monetizzazione. Basta parlare di monetizzazione, questo guadagna tanto e quest'altro guadagna poco. Non me ne frega niente della monetizzazione. È un valore aggiunto, non è il fulcro. Non è il fulcro. Io ho dei video che monetizzano, sì, però non è il fulcro. Io ho fatto dei video perché ho passione, perché voglio che il contenuto sia il fulcro, che il mio divertimento, che il contenuto sia il fulcro di nuovo. E non è la monetizzazione, quella è un valore aggiunto, che poi quei soldi vengono spesi per il canale, perché servono a migliorare gli equipaggiamenti, a trovare nuovi software e cose così. Ma non è il centro, la monetizzazione è una cosa in più. Quindi vediamo di fare i maturi, e se vogliamo cambiare mettiamo a centro i contenuti. Siamo una comunità, YouTube ci dà una grandissima possibilità, che è quella di condividere. Condividere, ed è la parola che sicuramente definisce i social network, Facebook, Twitter e anche YouTube per quello che sta diventando adesso, è la condivisione. Cosa vuol dire condividere? Vuol dire: io ho una passione, guardate, ho questa passione, mi piace questo gioco, mi piace questa meccanica, mi sto divertendo. Sto facendo una recensione, sto facendo un'espressione di quello che voglio dire. Non voglio dire parolacce, non voglio intrattenere solo per fare dei soldi. Sto facendo un messaggio e sto cercando di condividere un contenuto, come vuole essere questo video, che anche può essere condiviso da tutti voi. Potete prenderlo, potete scaricarlo, potete ricaricarlo sul vostro canale, completamente gratis, non c'è da spendere nulla, non ha copyright. Questo è un messaggio che voglio dare io a tutti, e secondo me questa rivoluzione la possiamo fare non lamentandoci e basta, ma lamentandoci, ok, ma reagendo dopo, perché sennò non si va da nessuna parte se non reagiamo. E così come anche in Italia le cose stanno andando male perché non c'è reazione, anche su YouTube è una piccola cosa, lo so, però secondo me è molto importante. Io ho una passione, che è appunto il videogioco, la cultura dei videogiochi. Io li considero come una forma d'arte. Ci sono i film, ci sono i libri, c'è il teatro, c'è il cinema, ci sono tantissime cose, e i videogiochi fanno parte di queste arti, secondo me. Ci sono dei videogiochi che danno molto, e nei miei contenuti ho sempre cercato di farli passare come se fossero dei pezzi d'arte. A volte con degli errori, ok, a volte con dei bug, delle cose da correggere, degli aspetti negativi, ma ho sempre cercato di dire la mia, e ho sempre cercato di fornire e di farvelo piacere, perché secondo me ha quelle cose che piacciono. Molti di voi guardano i miei video senza conoscere il gioco e si trovano che gli piace il gioco. Perché? Perché gliel'ho presentato io in una maniera come piace a me. Non sono uno che si inventa le cose, sono uno che dice: guardate ragazzi, Chrono Trigger, che nessuno conosce,
È un gioco bello perché ha una storia fantastica. Vi ho raccontato quella storia, a molti di voi è piaciuto. E così tanti altri giochi che non si conoscono. È inutile fare il gioco super mega visto perché lo fanno tutti, per il semplice fatto che lo fanno tutti. Io faccio un gioco e perché mi piace quel gioco, perché voglio dirvi qualcosa con quel gioco che non ha ancora detto nessuno. Ed è quello che dovremmo fare tutti quanti, nei contenuti. Tutti abbiamo un canale, lo so, molti di voi non lo stanno usando, non caricano video, però possono dire la loro, possono mostrare un gioco e possono dire: guardate, a me piace questo gioco, mi piace perché è così, 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 cosa ne pensate anche voi? E questo la vera comunità, se no che cacchio di comunità siamo? Dove c'è una persona che dice una cosa e gli altri che ascoltano, non è una comunità. Una comunità è dove tutti siamo allo stesso livello e tutti condividiamo i nostri pensieri. Ed è quello che penso anch'io in questo video, facendo questo video. Quindi, se volete dire la vostra, scrivetelo qua nei commenti, ripostate questo video, fate dei video in cui rispondete, dite la vostra ancora. Perché io non sono qua a fare il saggio e a dire la verità assoluta, sono a dire la mia verità. Quello che io credo e che vedete dalla mia faccia, che non vi sto mentendo, che vi sto dicendo tutta la mia verità. E spero che molti di voi possano condividere questa cosa. Se molti di voi sono timidi nel dire queste cose, ma si riconoscono in queste parole, usate queste parole per dirlo al vostro compagno di banco, ai vostri genitori che pensano che i videogiochi siano tutta una cazzata, o a chiunque abbia una visione superficiale del mondo dei videogiochi. Secondo me bisogna approfondire tantissimo questa cosa e bisogna metterla al centro. È finita l'era in cui mettiamo al centro i soldi. Basta con questa cosa. I soldi sono un valore aggiunto. I soldi servono, ma noi non serviamo i soldi. Non siamo dei sudditi dei soldi. Quindi vediamo di andare avanti su questo piano. Se condividete quello che ho appena detto, cercate di far girare il più possibile questo video. Io sono Ace the Brave, si sta muovendo un po' la coda, quindi io vi saluto. Namaste and vlog!